222 migranti giunti ieri al porto di Pozzallo grazie ad un'operazione di salvataggio sono stati infatti recuperati dalla nave 18 della Guardia Costiera. Altri gruppi di migranti invece sono stati diretti verso altri porti dell'isola. A metterli in salvo, dato che si trovavano in difficoltà su un motopeschereccio, una nave della Guardia Costiera. Una volta giunti sulla banchina del porto di Pozzallo, sono stati controllati e trovati in discrete condizioni di salute. Ben 27 i minori, 3 le donne e 192 gli uomini. Sembrerebbero tutti originari dall'Egitto, dalla Siria e del Pakistan. E quella di ieri è stata una giornata intensa relativamente agli sbarchi, dal momento che tante sono state le segnalazioni di pescherecci stracolmi, di migranti in difficoltà in mare oppure in attesa di giungere in un porto. E torna a far appello al buonsenso di tutti il sindaco della città di Pozzallo, da sempre in prima linea nell'accoglienza. 24 ore di tempo sereno, ha dichiarato Roberto Ammatuna, hanno dimostrato come l'emergenza continua. Siamo infatti certi che l'ondata di sbarchi non si fermerà, anzi è destinata ad aumentare. Sarà quindi anche questa un'estate calda da questo punto di vista. Occorre farsi trovare pronti e per questo ho già preso contatti, conclude, con la prefettura.